L'Associazione del Forte esiste dal 1990 e rappresenta la scuola italiana di talassografia. Noi lavoriamo con acqua marina naturale, ma ad alta densità salina, a differenti densità saline e a differente concentrazione di sali marini. Quindi lavoriamo con sali di magnesio e con sali di sodio ad alta densità salina, oltre anche con dell'acqua marina normale del mar Mediterraneo. Su questo discorso amplia le indicazioni terapeutiche della talassoterapia, ne riduce le controindicazioni rendendole a zero e ne amplia le possibilità terapeutiche, sia curative che preventive, e sia di supporto a altre terapie applicate sui pazienti o, per allacciarsi al discorso del top training, agli atleti. Diciamo che nelle nostre vasche è possibile lavorare in una riabilitazione, ricordo, importante, riabilitazione importante per traumi muscolari, traumi osteoarticolari. È evidente che tutto questo all'alta densità salina favorisce la riabilitazione, favorisce il lavoro del fisioterapeuta perché consente di lavorare in scarico completo o comunque in una modulazione di scarico applicata alle varie parti corporee, quindi alle varie parti osteoarticolari e muscolari. Oltre che questo fatto, la talassoterapia può essere utilizzata anche nel riposo dell'atleta, nel riposo attivo e anche in periodo pre-preparazione atletica stagionale. Quindi ci troviamo in una situazione dove, come tutte e come gran parte delle terapie termali, la talassoterapia può essere utilizzata a scopo preventivo, sia in soggetti normali, sia in soggetti che fanno dell'attività fisica sportiva la loro professione, quindi non solo soggetti amatoriali, ma anzi atleti professionisti. Questo è il concetto che quindi, diciamo così, andrebbe e noi vogliamo sviluppare il più possibile, perché la talassoterapia del Forte non è la talassoterapia del dottor Cirina o del Forte, è la talassoterapia che può essere adattata può potenziare la capacità di ogni fisioterapeuta. Quindi è un libro aperto per cui può essere sfruttato. Insomma, è come dare un lettino, d'accordo, o una palestra, o un attrezzo a un fisioterapista. L'attrezzo può essere valido, il lettino può essere valido, la palestra può essere valido. Le capacità di fisioterapista sono importanti, evidentemente, nella vasca. La vasca da sola può far tanto, ma ovviamente la capacità di fisioterapista viene risaltata dalla vasca. È insomma un lavoro comune, un lavoro che si va a integrare, è un lavoro che si va a ampliare, si va a sviluppare e va ad aprire nuove frontiere che oggi non le conosciamo. Abbiamo una talassoterapia che ha dei limiti ancora da scoprire e da lavorare e da poterci lavorare insieme con gli operatori del mondo.